quindi magari la questione di farli comunque andare in categorie nettamente inferiori forse non li gratifica, non solo, e non li aiuta a crescere, ma comunque devono essere giocatori di carattere e di personalità, ma anche a livello tecnico più che tattico, io penso, no? Poi fisicamente piano piano i fisici si formano, si deformano, si aiutano o si peggiorano. Dai, so, però è sempre un diciamo che abbiamo diverse prove di questo, no? Cioè, sì, questo è come. No, la cosa è che il concetto è che se un allenatore di Serie A prende un giovane, lo fa allenare al massimo, prova tutto e poi effettivamente vede che non è di quel livello, va benissimo, è normale, non possono essere tutti campioni, però quel lavoro, cioè quel proprio testare, quel vedere se il ragazzo ha potenzialità, secondo me non va fatto con l'attenzione che meriterebbe, perché è un lavoro che non ti dà risultati il mese dopo. E quindi con questa ottica sempre del vivere il domani, no? Di vivere proprio al massimo, appunto, le 24 ore, noi ce l'abbiamo avuto, ce l'abbiamo come Roma, ce l'abbiamo un po' pure in Italia in generale, con questo fatto del dover avere tanto e subito, purtroppo si crea un futuro che è di una giornata, capito che voglio dire? Cioè, tu mi dici sì, poi devi avere delle capacità tecniche, sì, però prima devo vedere se ce l'ha, devo farci un lavoro sopra al giovane per vedere se effettivamente vale o non vale. Secondo me quel lavoro di valutazione e di crescita non lo fanno quasi mai, o non tutti almeno. Probabilmente sì. Senti, Davide, però siamo una partita di domenica, no? C'ha ragione. Partita importantissima. Dopo questo 3-0, insomma, riprendiamo un po' di fiato. E qua le formazioni mi dicono che si vuole confermare Florenzi terzino destro e Torosiri sta a sinistra. Tu sei d'accordo con questa scelta? Io no. Cioè, sai, Maicon che ha finito il campionato, ma già ce l'aspettavamo. Io no, perché Florenzi, io farei giocare Totti, Florenzi di Aic. Invece avanti dicono i Barbo, Dumbia, Gervinho. Ancora Gervinho, mannaggia. Mannaggia li pescetti, per dire in modo carino. Guarda, io sono d'accordo nel far giocare davanti i Barbo. Perché per una serie di motivi che abbiamo già detto altre volte, perché bisogna farlo giocare, perché la società doveva prendere una decisione a fine anno, quindi tra poche giornate, e perché comunque non mi pare che demeriti particolarmente nel complesso. Florenzi terzino sinistro è un ripiegamento, cioè non ci puoi fare niente, quello è proprio un Garcia che dice io questo ciò, questo va semi bene, ma contento di questo di base, no? Perché sennò si fa giocare. La domanda che viene dopo, fa giocare Olebas, ma non credo. Certo. Ma non credo. Allora tipo noi ti può dare più sicurezza, appunto perché è una partita che non puoi sbagliare, ti dà più sicurezza e Florenzi che magari a volte avanza, che ti fa la giocata, no? Perché sì, poi non ci credo che Garcia abbia pensato a un Florenzi unicamente difensivo. Però in fase difensiva, ovviamente è vero quello che dici te, ma in fase difensiva la scorsa partita l'abbiamo vista tutti, ha sbagliato due diagonali clamorose, poi che siamo stati fortunati è un altro paio di maniche. No, però, poi con un De Rossi in quelle condizioni oggettivamente poi ti viene magari anche a mancare l'aiuto sui decentrali, quando tu c'hai un finto terzino, allora magari è vero quello che dici tu, magari lui spera nell'ennesima giocata che pesca il jolly, oppure che comunque ti tiene alti le ali delle squadre avversarie, là un altro paio di maniche, però questo significa che comunque ti esponi, il Genoa non è una squadra che sa guardare, No, però secondo me è una squadra che è stata sopravvalutata in un certo momento del campionato, no? Poi nel campionato italiano lo vediamo tutti, quando una squadra fa più di 3 vittorie è già pericolosa per la zona Europa. Secondo me il Genoa è una squadra con un attacco che è temibile, perché non è ben identificabile in un solo giocatore. Nel Genoa segnano tanto, segnano un po' tutti pure, questa è la cosa, e quindi non riesce a marcare a uomo uno e basta. Devi stare molto attento dietro. Diciamo che Garcia non l'ha mai fatto però quest'anno.
quest'anno Garcia non ha mai preparato la partita su uno, eh. Cioè abbiamo sempre visto. Io, guarda, secondo me non l'ha mai preparata con la squadra, cioè proprio non ha mai guardato la squadra avversaria. No, questo sì, invece sì, secondo me sì. Perché io mi ricordo un Mourinho che si guardava gli highlights, si guardava partite intere delle squadre che sarebbe andato ad affrontare, perché onore al merito. Garcia no, mi pare proprio di no. Beh no, io invece proprio questo ho notato, che lui non prepara sull'uomo, magari non prepara i raddoppi su uno che magari può essere un po' più estroso o più pericoloso, ma in realtà invece ci ha dimostrato molte volte che ha cambiato il modulo in base all'avversario. Questo insomma è ingeneroso dire questo di Garcia. Poi che legge male la partita, ti faccio un esempio: domenica lui per sua ammissione aveva preparato aveva preparato la squadra in maniera diversa, poi è dovuto scendere in campo diversamente perché gli è venuto a mancare Keita per sua ammissione. Quindi oggettivamente magari è stata pure una fortuna che lui ha cambiato modulo così a due minuti dall'inizio della gara, diciamo, no? Parliamoci. Guarda, però lui spessissimo ci ha dimostrato molto roccioso, in cui si faceva giocare i turbe, quando è chiaro che contro dei fisici massicci Iturbe perde praticamente ogni qualità e abilità, perché Iturbe è un giocatore da ripartenza di base, e l'ho visto comunque Garcia fare degli errori nella preparazione, secondo me nella scelta dei giocatori un po' superficiale. Poi per carità, il giorno dopo siamo tutti grandi allenatori, sì, sì. Però ti faccio un esempio: lui ha giocato una partita splendida, no? Magari anche con questa forzatura che ti citavo poc'anzi, però poi abbiamo visto che a fine partita, un po' perché quello si era fatto male, quell'altro era stanco, quell'altro il cambio, però alla fine lui è entrato in campo con la sua fissa, quella originale che ci aveva fatto vedere anche inizialmente, con i tre veloci, no? Perché a lui piacerebbe tanto questa Roma con le frecce tricolori lì davanti, e poi alla fine abbastanza inconcludenti, perché tricolori poi no, perché dietro poi i giocatori che costruiscono, che rimangono in pochi ovviamente se metti i tre veloci davanti, non sanno a chi dare la palla, tant'è vero che gli ultimi minuti ha solo fatto i lancioni, se ci hai fatto caso, oppure andava sugli esterni, faceva, no? Tornava molto tra i difensori De Rossi, poi provavano a impostare, ma comunque si allargavano spessissimo, e per allargare queste tipe, lui c'ha questa sua peculiarità, che lui prova a fare questa roba, però di fatto non ha funzionato nemmeno negli ultimi minuti della partita scorsa, che comunque era una partita che stavi dominando nel punteggio, non nel gioco, a mio avviso. Assolutamente. Questo è un po'. No, io non lo so. No, non ma sono... come terzino al posto di Florenzi, no? Tornando a bomba, cioè chi metteresti? Questa è la domanda di base. Florenzi. Al posto di Florenzi a terzino? Dici? No, Florenzi, non no? C'è al posto di Florenzi. Appunto, quindi posto di Florenzi è Florenzi. Quindi io dicevo, oggi ti dà molte più sicurezze. Io però ti dico una cosa: a me paradossalmente, no? Tutti diciamo no, perché Toro a sì. Sinistra, sì, a sinistra. Insomma, a me è piaciuto più a destra che a sinistra. Io non so se ci avete fatto caso. Ok, che è destro, ma io parlo non in qualità, parlo nelle chiusure che è andato a fare, perché poi comunque quello è un giocatore che ha sufficienza, la prende sempre, sì, uno sì, che esce con la maglia sudata, sì, e non credo che nemmeno ha tutti questi limiti. Io sono convinto che secondo me è sottovalutato. I limiti tecnici ce l'ha, specie cross, a volte si trova con palla in difesa, si impanica e fa dei lanci imbarazzanti, non sa gestire palla, secondo me quando ha il possesso viene pressato. È un giocatore di tanto cuore, che comunque ha giocato nella nazionale greca, che comunque il suo 6 lo prende sempre, ecco. Però non è che celle mai in qualche cosa, ha delle carenze che sono oggettive e lampanti. Però appunto comunque, la formazione con Florenzi come terzino è obbligata, quindi non c'è tanto da discutere. Ok, però allora dimmi una cosa: noi siamo terzi in classifica, nella nostra peggiore annata
stiamo a un punto dalla migliore annata della Lazio a oggi. Dopodiché ti posso dire una cosa, mi trovi un terzino nettamente più bravo di Dorosidis nel campionato italiano? Molto almeno tre nomi. Basta è più bravo di Dorosidis. Tre nomi. Abate è più bravo di Dorosidis. No, ma come no? Dai, raga. Oh, lascia perdere la stagione. No, del io vi parlo della fase difensiva. Molto... lascia perdere. Ascende sul cross. A non ci serve chi scende sul cross. Ma stai scherzando? No, dai, che fa Garzia te serve. Florenzi con quei cross che mette aiuta. Che c'hai, mo c'hai Florenzi? No. Dai, Davide. Non ma è il tiki taka delle sei righe. Ma io dico, tu l'anno scorso hai fatto quella stagione che hai fatta perché c'avevi Maicon da quella parte e c'avevi finché ha retto Barzaretti dall'altra, poi c'è stato comunque anche... Sì, vabbè, Maicon ha parlato un giocatore vero, gli altri Roma, quelli che hai nominato te sono mezzi giocatori, Davide, dai. Ma che dai. Sono mezzi giocatori? Davide, scusa, no, Lichtsteiner è un signor giocatore. Ma tu che fai? Tu che fai? Parla De Santis, parla Manolas, lancio lungo Pettoni, lo puoi fare questo? No, devi passare per i terzini, no. E i terzini ce l'hai. Perché Torosidis è uno scarparo. È un giocatore che in Spagna giocherebbe forse con Levante o con l'Almeria, forse, se non in Serie B. Comunque, su, dai. Tu fai giocare a sinistra Torosidis che è fuori ruolo, contentaci di gol. Proprio messo proprio fuori alla porta. È una dimostrazione che qualcuno ha sbagliato, non so, o direttore sportivo o allenatore. Se torna a Balzaretti, gioca prima a Balzaretti da Ciri Gol, cioè che è assurdo, no? Sì, sì. Sono degli errori grossolani, dai. Noi puntiamo sulle punte, c'è mancano i terzini che ti fanno tantissimo il gioco, te lo cominciano, esatto, te lo interrompono. Quello, no. È il ruolo più completo all'esterno. No, ragazzi, ma infatti il dramma su questa cosa è che i nomi che si sentono fa di questo periodo non c'è manco un terzino. Cioè, seriamente, io so paura che non si riesca a individuare i problemi. Come non sono individuati a gennaio, che già c'erano. A gennaio sì, i terzini già mancavano. Eppure non si è rimediato in alcun modo, si è andato a comprare Dumbia. Vabbè, però adesso tu, io no, mi metto pure nei panni della società, non è che può fare una tentare di fare una campagna acquisti non sapendo neanche su che budget può, cioè, io penso di aspettare la fine del campionato, però magari riuscivi in Champions, come ci va in Champions, quindi però magari riuscivi a chiappare un Santone sì, la destra sì, e sinistra. Il trucco più vecchio del campionato, del mercato di gennaio, o il trucco più vecchio Galliani Style, il prestito. Alla destra? Sì, è vero. Tu prendi il prestito, uno con diritto di riscatto a giugno, a settembre, e va fan bene. Galliani ci ha accampato questa storia. Quello faceva pure i mercati d'agosto con i prestiti, cioè... non lo possiamo fare noi. Se andate a comprare un giocatore a 14 milioni senza averlo mai realmente visto con osservatori eccetera, capito qual è il dramma? Cioè, quella è la cosa grave. Io me ne ricordo pochi da acquisti a 15 milioni. Sai perché spendi 15 milioni cash così per Shaqiri, che è un'altra storia, che è un altro programma. E Shaqiri perché non te l'hai preso? Ti faceva schifo? Salah c'era schifo. Andava. Vabbè, Salah è entrato dentro è differente, dai, su, mo adesso non so, ma non credo. Però che... ci stavamo vicino, ma certo i babbo. Ma bisogna essere vera, secondo me non, a Roma non ha mai trattato Salah, se no ha chiesto qualche informazione. Mm-hmm. A parte secondo me Salah nell'ambiente romano non è che avrebbe fatto così bene come ha fatto sì, in vero, quello Viola, ha ragione. Tra le altre cose, chiaro. È comunque è assurdo che te compri a 14 milioni un giocatore come Dumbia a gennaio. È una cosa assurda. Se prende in prestito, cazzarola. Se prende in prestito, lo fanno tutti. Così funziona il campionato. Ma non è per caso che Salah non andava bene perché allenatore non lo teneva a panchina per far giocare sempre Gervinho? No, guarda, secondo me è più che in quel momento avevamo dato via destro, che era una punta e volevamo un'altra punta. Vabbè, ma Salah non è la punta centrale, Salah è sempre un giocatore esterno, che gioca a laterale, sì, quindi nel gioco appunto dico, ma noi non l'abbiamo preso per una serie di questioni. No, ma secondo perché noi volevamo Luis, Adriano e non ce l'hanno dato. E non siamo riusciti a convincere un giocatore ad andarsene da una città dove c'è la guerra. De base. Perché Luis Adriano, bravo, secondo me non è che non avesse voluto, Bravo. Lui si è anche lamentato, poi chi segue il calcio ucraino un minimo, no?
quando ci furono le pause, sì, i giocatori di Donetsk non tornarono in città perché c'era la guerra.